In sala Kyoto si è parlato del paese dei digital divide. In realtà il finale ha lasciato un po' tutti raggelati. Digital divide o apartheid, la risposta è un po' in attesa, non forse ottimistica, però insomma qualche segnalazione, indicazione è anche uscita. Sicuramente quello che è emerso, grazie ai diversi relatori che hanno partecipato alla sessione, quindi Laura Sartori dell'Università di Bologna, Stefano Quintarelli, Guido Scorza e Carlo Gulminelli della Fondazione ASPI, ha permesso di avere un quadro abbastanza chiaro di quale sia la situazione oggi dei divari digitali del nostro paese. Stiamo parlando di divari che riguardano sia l'accesso alle reti, che continua a essere un problema significativo, come emerge dagli ultimi dati relativi all'indagine di Istat, nella quale gli italiani che accedono a internet, pur essendo significativamente aumentati nel corso degli ultimi anni, hanno però fatto perdere posizioni nella classifica europea se confrontiamo il nostro paese con altri paesi, e non è diminuito il cosiddetto divario culturale, ovvero ciò che in qualche modo consente non soltanto di avere una disponibilità delle reti, ma di avere una disponibilità di strumenti e soprattutto di competenze per essere in grado di accedere al digitale. E il quadro che ne emerge è un quadro sicuramente molto complesso, che richiede un intervento su diverse parti. Quello che sicuramente emerge con forza, voglio dire, da parte di questa sessione di lavoro è che non sia sufficiente appoggiarsi a delle buone leggi che scrivono delle cose sicuramente, voglio dire, da tutti condivisi perché ciò avvenga. C'è la necessità che delle buone norme possano essere implementate con delle buone pratiche, con delle buone azioni, e soprattutto, come ha sottolineato in un importante intervento nel corso del dibattito riservato al pubblico il Presidente Pizzetti, occorre superare una vera e propria dissociazione tra ciò che si scrive si dovrebbe fare e ciò che realmente si è nelle condizioni di fare, privilegiando in modo molto forte un approccio dal basso e quindi privilegiando un approccio che metta l'innovazione nella condizione di essere non dichiarata ma di essere praticata. Sicuramente la domanda finale che io ho posto ai miei interlocutori, e cioè se dovendo andare in Azerbaigian a esplicitare qual era la condizione dell'Italia, avrebbero preferito utilizzare il termine divide o apartheid, ha lasciato un po' tutti raggelati, perché noi associamo il termine apartheid ad una condizione odiosa, che è quella, voglio dire, della segregazione razziale. In realtà questo termine, utilizzato nel 2005 dal allora segretario di Stato Colin Powell, non faceva più riferimento al rischio di una segregazione razziale, quanto al fatto che ci fosse una parte della popolazione, in quel caso riferita agli Stati Uniti d'America, ma applicabile a qualsiasi altro paese del mondo, che potesse essere permanentemente esclusa dall'accesso al digitale e che potessero esserlo per una pluralità di ragioni, per l'impossibilità di accedere a delle reti, per l'impossibilità di avere le competenze o gli strumenti utili per potervi accedere e quant'altro. Diciamo che non c'è stata risposta sul palco, ma da quanto raccolto fuori dal palco è meglio continuare a utilizzare per l'Italia il termine divide e non apartheid.